Buongiorno a tutti. Oggi stiamo giocando su un nuovo gioco che si chiama Golden Valley. E proviamo sto gioco Gold Valley Mobile, perché esiste sia Gold Valley su Facebook e ora da poco è uscito Gold Valley Mobile. Vediamo se è simile o meno. Devo abbassare un po' la voce qua. Allora qua mi si bannano proprio, perché dice con sta voce, dice dove andiamo, mannaggia la miseria. Non mi fa togliere la voce, raga, non mi fa togliere la voce sto fedentone, mannaggia la miseria. È sceso un po', eh. Devo cliccarci direttamente qui. Vabbè, comunque già si è ribassata molto. Penso che comunque non ci dovrebbe dare più fastidio che altro. Fatemi vedere. Sì, a posto. Allora, giochiamo. Allora, qua. Eh sì. Allora, andiamo a acquistare. Costruisci. La prima casa. No, il primo taglialegna praticamente. Questo qua che produce praticamente la legna. Ok? Costruisci. Questo è lo storage. Ok. Stiamo a posto. Andiamo avanti. Costruisci. Andiamo. Ok. Andiamo avanti. Ora abbiamo bisogno di lavoratori. Allora, quindi bisogna anche una casa. Costruirci una casa. Perché se costruiamo le case, ovviamente, come potete vedere, possiamo avere 4 lavoratori. Ok, aggiorni, mettiamo la casa e ci hanno dato 4 lavoratori. Quindi ora ne abbiamo 8 di lavoratori. 5 li mettiamo qua. Ok. Costruiamo un'altra farm. Ok. Ordina. E anche questa è fatta. Andiamo. Stiamo facendo praticamente il tutorial. Ok. Aggiorniamo. Andiamo a collezionare un po' di soldini. E apriamo qua. E finalmente abbiamo fatto il livello. Ci hanno dato 100 monete e abbiamo sbloccato anche il Road Café. Benissimo. Andiamo avanti. Qua dice di rimuovere i bush. Ok. Mettiamo questo a lavorare. Questo ci dà 45 però. Quell'altro la 60 mi sa, eh. E questo qua. Ok. Qua ovviamente ci dice di mettere il caffè. Questo 1 minuto e mezzo. Questo quanto ci mette a fa? Mi serve 1 minuto e mezzo, però questo qua è più aggiornato. Questo qua poi potrebbe praticamente essere aggiornato e ci dà di più. Ok. Questo è un premium praticamente, un farm premium. Perciò ci dà 15 di più di cibo, molto probabilmente. Andiamo avanti, andiamo a prendere il Road Caffè. Costruiamolo. Ok.
Abbiamo preso 20 esperienza. Andiamo avanti. Andiamo a collezionare le tasse per le costruzioni. E abbiamo preso altri 20. Ora ci dice di restoring. Ok, qua ci manca un lavoratore. Il lavoratore l'abbiamo messo, per la miseria l'abbiamo messo. Andiamoci qua, il cibo. L'abbiamo messo a lavorare. Ok. Store building, ok, ce l'abbiamo. Per free, ok. Questo qua. Perfetto, perfetto, abbiamo fatto pure un po' di esperienza. 20 di esperienza. Ora ordina lo scabbia sul caffè. Qua praticamente investiamo 15 monete e ne prendiamo 30, ma servono solo due lavoratori. Ok. Qua facciamo un investimento praticamente. Ok. Andiamo avanti, ordina il wood. Ok, l'abbiamo ordinato. E abbiamo fatto altri 30 esperienza. E ci stiamo piano piano avvicinando al terzo livello. Comprare un'altra warehouse che serve. Ci ha dato altri 40. Ok, perfetto. Ok. Abbiamo fatto il terzo livello, andiamo per il quarto. Ok. Perfetto. Inizia ad aggiornare l'hot dog. Ne abbiamo aggiornato. Ci dà 40 esperienze, 25 cibo, perfetto. Ok. Apriamo il nuovo territorio, ci dà altri 40 esperienza. Ok, inizia a produrre le pietre, le stone, sarebbero le pietre. Taglia 3 alberi praticamente. Uno, due. E però qua ci mancano i lavoratori. Dobbiamo un po' attendere, ovviamente. Vediamo un poco. Abbiamo tagliato uno. Ora ne tagliamo pure un altro, che ci frega. Al massimo consumiamo solo un po' di energia. Sì. Mettiamo ordina. Anche qua altro cibo. Rendiamo qua. Ok. Perfetto. Vabbè, e siamo arrivati a livello 4. Molto bene. Molto bene. Molto bene. Allora andiamo avanti. Inizia a guadagnare money facendo i Frank Eggs Dogs, che sarebbero questi qua. Ordina. Ok. Perfetto. Ok. Abbiamo completato. Possiamo vedere i prodotti che abbiamo e il massimo dello storage per ogni prodotto. Questo qua il massimo è 300. Vedete, abbiamo tutto 300. Ok, però ci serve, poi ovviamente per aumentare ci chiede poi dei materiali e del cibo.
Però aumentando possiamo avere anche più storage praticamente. Però ci servono poi le pietre, qua in questo caso, e dei soldi e del cibo, tanto cibo. Andiamo avanti. Questo magari lo facciamo in un secondo momento. Storage. Ordina. Ok. Perfetto. Andiamo avanti. Costruisce un altro spaventapasseri. Dovrebbe essere lo spaventapasseri. Ok. Andiamo avanti. Andiamo con la City Hall. Costruisci. A posto. Ok. Qua ci dà un sacco di energia. 295, non ce ne frega più di tanto. Mettiamo questi a lavorare, questo 30 per 55, mettiamolo a lavorare questo. Mettiamo a lavorare anche questo, ci frega più di tanto. Allora, andiamo invece avanti, circa, ok. Però qua io ho fatto un casino perché, vediamo un po', start per i bolding, 25. Ok. Ok, costruisci. Perfetto. Siamo arrivati a livello 5. Ok. E anche questa è fatta. Anche questa è fatta. Andiamo avanti. Qua abbiamo preso i soldi. Facciamo un altro ordine per 45 secondi. Anche qua. Ok. Ah, qua possiamo vendere. Vendere per 42. Vabbè, ma non ci interessa qua vendere. Non dobbiamo vendere niente. Non ci conviene. Andiamo avanti. Taglia alcuni tree. Uno. Ok. E due. Perfetto. Perfetto. Siamo nella. Vediamo un po' cosa dobbiamo fare. Ah, ecco, qua ci sono poi i signori che ci vogliono. Raccogliamo le tasse qua. Qua prendiamo 50 moneti. Ok. E andiamo a vedere. Andiamo a vedere un po' qua. Andiamo a vedere un po' qua. Full fit it, va bene, qui stiamo a posto. Colleziona e colleziona. A posto. Una volta che hanno scavato, abbiamo completato anche questo altro livello. Ed è fatta anche qua. Mettiamo in ordine questo qua. Facciamo anche un po' di soldi extra. Un po' di soldi non fanno mai male. Ok. Facciamo anche qua qualcosa. Sì. Ordina per 30 per 55, perfetto. Un minuto, facciamo 25 monete. Molto bene. Ora. Ok. Perfetto. Ok, abbiamo 195. Prendiamo anche altri 60 di cibo.
Arriviamo a 255. Queste sono le tasse piccole praticamente, ci danno 3 monete alla volta. Iniziamo a fare il glass. Serve per le galline. Ok. Costruisci una greci di market per vendere ovviamente, penso, le uova. Ok. Perfetto. Prepara. Ok. Ecco, per free ci siamo. E ci serve però il glass, 40 glass serve 25 monete e 40 glass. Ok, quindi 25 monete e 40 glass che si fanno qua, i 40 glass. Fatemi vedere, 25 monete si fanno più 40, quindi praticamente investiamo 65 monete per poi ricavarne. Vediamo quando ne ricaviamo. Allora, ordina qua. Allora, ordina le uova. Perfetto. E andiamo a guadagnare vendendo le uova in qui. Un secondo che qua non mi fa pagare la banconota. Tra poco verrà abilitata la possibilità per free. Ok, ci siamo. E possiamo, vedete, possiamo vendere le uova, 30 uova per 300 monete. Ok. Qui, perfetto. 500 monete le abbiamo guadagnati. Ok, qua praticamente mi sa che dobbiamo esplorare il nuovo territorio. No, qua ci dice praticamente se vogliamo acquistare i soldi, le monete con monete reale. Volete vedere? È così, infatti. Mentre noi non andiamo a acquistarle, e andiamo invece a aprire il territorio del Savosmil. Per aprire il territorio di Zavismil servono 1300 monete, ce l'abbiamo, ma serve anche un'ora. Ok, vabbè. Nel frattempo qua io lo metto i lavoratori a lavorare. A lavorare. Ok, qua ci manca il lavoratore però. Vabbè. Va bene così. Vediamo un po'. Ci manca il lavoratore. Vabbè, questi va bene così. E perché no? Perché stanno, perché qua, alcuni stanno vendendo. Sì. Però nel frattempo io posso, perché qua quanti lavoratori, tutti i lavoratori dove sono andati a finire? Ah, forse per esplorare il territorio. Molto probabile. Sì. Molto probabile. Perché qui ne abbiamo messi alcuni. Vabbè. Road caffè. Non abbiamo più lavoratori. Vedete, ce l'abbiamo un solo lavoratore. Vabbè. Questa macchina che fa? Cammina avanti e indietro. Sembra scema. Vabbè. Fatemi vedere qua. Qua però possiamo completare questa missione. Mo' il signore va. Perché praticamente si è sperso, voleva andare un po' a farsi un giro. Il ragazzo. Ok. Ma ok, praticamente abbiamo guadagnato. Ci ha dato 5 monete, il ragazzo. Ora però ne serve un altro. Ne serve un altro, così possiamo ottenere, fare anche quest'altra quest. Sì. Se Dio vuole. Nel frattempo io qua 5 lavoratori abbiamo speso. Ok. Mettiamo questi a lavorare. Nel frattempo vediamo se ci sta qualcun altro in parentesi. Ecco, quest'altro qua vuole di nuovo
così abbiamo completato anche questa trasmissione. E penso molto probabilmente abbiamo fatto anche livello 7, molto probabilmente, perché qua ci servono 44 esperienze, però questa quest ci dà 100 esperienza, quindi l'abbiamo completata. Ok, abbiamo completato anche questo. Livello 6. E anche questa è fatta. Vediamo un attimo, anche questa è fatta. Vediamo un po' se ci dà qualche altra quest. Non ci dà più niente, però possiamo prendere il regalo, che sono 300 cibi. E questo è tutto, raga. Raga, ci sentiamo presto, perché praticamente poi andremo praticamente a sbloccare quest'altro territorio e andiamo a vedere un po' cosa ci riserva sto gioco, dai. Ok, mettete un like su questo video, iscrivetevi sul canale, perché poi ovviamente porterò anche altri giochi, oltre che sto seguendo anche StarChef 2, però l'ho un po' stoppato quello perché non mi dà la possibilità di giocarci con il computer, ma presto lo possiamo fare, e quindi chi vuole comunque seguirmi. Potete anche iscrivervi al canale per non perdervi nessun tipo di aggiornamento. Ok, vi saluto, alla prossima.